Ciao a tutti e bentornati ancora una volta su Indie Gameplay Ita. Oggi siamo su Tin Can, un gioco veramente interessante dove dovremo sopravvivere all'interno di una lattina, come dice la parola, come il titolo del gioco. E su consiglio degli sviluppatori ho deciso di fare questo video in due. In realtà ho un assistente a terra che mi aiuterà, perché questo gioco ha un bel manuale tecnico in PDF e vi presento quindi Ocean Caster. Ciao, ciao a tutti. Che commenta spesso i video e mi corregge sull'inglese, giustamente, perché io sono un po' capra in questo. E lui farà l'assistente a terra, una sorta di Steve Bales, insomma, per l'Apollo 11. È un gioco veramente tosto e quindi mi aiuterà col manuale tecnico, perché siamo in questa lattina, in questa scialuppa di salvataggio, non sappiamo il perché. Poi gioco in Early Access, non so ancora dirvi il prezzo, uscirà il 30 di ottobre. E rimarrà in Early Access per circa 6 mesi, poi uscirà e nel frattempo gli sviluppatori aggiungeranno nuove modalità. Già nei giorni scorsi c'era una modalità che era quella a tempo, una sorta di challenge, ma ora non c'è più, quindi proviamo la practice mode, dove ci augurano una morte gentile, insomma, non una cosa proprio così da incubo. Comunque iniziamo. Morte certa. Sì, no, si muore per certo, eh. Ci sono 4 eventi. Allora, io in realtà adesso, ok, siamo sulla capsula, ci guardiamo intorno, la gravità artificiale funziona. Houston, va tutto bene qui, comunque. Benissimo. Ok, mi tenga aggiornato. Sì. È proprio... si può stare seduti. Oh, attenzione, no, abbiamo un allarme di collisione. Abbracciare e abbracciarsi, tenersi per l'impatto. Ok, mi tengo. Click to grab. Ok, mi tengo perché stiamo per impattare contro qualcosa. Andrà tutto bene, le nostre lattine sono le migliori d'America. Sì, ok. Ok, impatto. Non mi sono fatto niente. Però intorno a me vedo un sacco di sassolini, insomma, di micro meteoriti. Ok. C'è qualcosa che suona, devo capire che cosa. Allora, ho il Master Warning che sta rampeggiando. Oh, un altro impatto. Allora, i sistemi sono tutti online, però mi sta lampeggiando qualcosa, un Master Warning, ma in realtà non riesco a capire. Gli indicatori sembrano tutti ok. La pressione, la zona è in zona normale, la respirabilità è in zona verde. Quindi al momento problemi sembrano non essercene. Oddio, dice press to... Ok, no, perché si possono... C'è un monitor che dice qualcosa? No, al momento stiamo prendendo delle botte, ma al momento gli indicatori sono tutti giusti. Non c'è niente che non va, il repair station non funziona ovviamente perché non abbiamo nulla da sistemare. Io spengo l'indicatore del master warning perché... Allora, cliccando con l'F... interagiamo con le dita, in pratica se clicchiamo smontiamo proprio l'interruttore, quindi bisogna fare attenzione. Si possono smontare tutti i sistemi, allora di sopra abbiamo il generatore è in master caution, ma non direi che possiamo che spegnerlo. Abbiamo un display sopra con 20 gradi 71 Fahrenheit sopra il generatore? No, sopra, vicino al portello del generatore. Ma no, l'ha progettato lei, non lo sa. Io sono la cieca, però sa. Ma no, l'addestramento. Abbiamo tanti modelli di lattine. Ah, ok. Vabbè. Allora, qua sta andando tutto bene, non ci sono errori attivi. Quindi stiamo andando. Qua c'è il caricatore della batteria rapido. Qua c'è la conversione da anidride carbonica a ossigeno. Ok, lo storage. Ok, ma sembra tutto. La situazione sembra essersi stabilizzata. Qua abbiamo il supporto vitale che si può aprire, però è tutto ok. Non succede nulla. La temperatura interna è di circa 21 gradi a 3, oscilla tra 20, 21 e 21,4. Si sta bene, devo dire. Il livello di CO2? Allora, glieli dico subito. CO2 siamo sotto l'1%. Perfetto. Perfetto, grazie.
È proprio una morte semplice, cioè proprio gentile qui, perché in hardcore stavamo già andando a pezzi. Comunque, cosa sto dicendo? Le simulazioni sono simulazioni. Allora, aria respirabile, siamo quasi al 100. L'azoto, l'80. Sì, beh, giusto, la percentuale giusta, insomma. Sì. Ossigeno, anidride carbonica, azoto, la pressione di 1, quindi è giusto, teoricamente. Benissimo, sì, un'atmosfera va benissimo. Qua si possono accendere e spegnere le luci. Le accendiamo. Direi che è capitata una lattina fortunata. Sì, ma cosa vuol dire? Allora, CRT monitor. Ok, questo. Ok, power components. Ah, ok, si deve premere per aprire. Ah, vedete che esce tutto. Ok, il pannello dell'unità di potenza, insomma, funziona. Bah, stiamo andando anche discretamente bene. Non vedo. Attendiamo. Stiamo tornando a casa? Mi conferma la rotta? Beh, sì, diciamo che l'idea è quella, no? Ci sono casi in cui la rotta è deviata per qualche ragione, ma di solito No, perché è qua l'obiettivo. sì, stiamo passando vicino a un campo proprio di definirei a meteoriti, insomma, ce n'è uno grosso, tanti Sì. piccoli. Spero non siamo finiti negli anelli di qualche. Nessun problema, nessun problema. Siamo a 5 minuti di sopravvivenza. Ok, no, abbiamo subito un colpo. Un colpo, però al momento. Ho sentito un beep. Controllino. Oddio, no, la respirabilità adesso è scesa. La respirabilità è scesa in zona rossa. Siamo all'80%. Bisogna verificare cos'è che non sta No, abbiamo funzionando. preso un Quindi altro colpo. Un altro sul colpo ancora. monitor viene segnalato No, qualcosa non sul ci sono errori, CRT? quello è il bello. No, però un momento, c'è qualcosa che non funziona. C'è un sistema che è danneggiato. Però non riesco. CO2 recycling. Non riesco più a leggere. No, c'è CO2 scrubbers. E poi ce n'è uno sotto che non riesco a leggere perché ormai ha i caratteri che non si leggono più. Sta scendendo la respirabilità. Continuiamo a subire colpi. C'è un sistema proprio che non riesco a capire che cos'è. Ok, bad power trans e bad fuse, gli errori. La lista degli errori è quella. Quale? Bad Allora, power trans. abbiamo bad power trans e bad fuse. Penso sia un fusibile, però me lo dica lei perché io. Assolutamente, è un fusibile, bisogna controlliamo i codici d'errore e vedere subito quale fusibile è. Perché qua l'aria sta diventando un po' irrespirabile. Vediamo un attimo, ma credo Perfetto, che siamo quasi, respiri poco. l'azoto è salito, sta scendendo la CO2 e l'ossigeno. Respiri poco, Sì. E dunque, bad parlo power meno. trans, il power transformer. Quindi il power transformer ha un problema. E l'altro ovviamente era un bad fuse, quindi bisogna andare a cercare il fusibile danneggiato. Ok. Sicuramente un fusibile danneggiato, quindi bisogna trovare quello colpevole della cosa. Credo sia il sistema danneggiato, credo sia il CO2 2 oxygen, quel CO2 Allora ne CO abbiamo due, perché il messaggio di prima si riferiva al power generator, No, che, o meglio, che non era danneggiato, ma non riusciva a funzionare, quindi probabilmente il fusibile impediva di. qua ho aperto un pannello, scusi, preso l'iniziativa, Power Component, c'è un fuse qua. Però. Bene, Ok, potrebbe essere lui, potrebbe essere. mi si inizia ad annebbiare la vista. Se si riesce a sostituire il fusibile potremmo riuscire a cavarcela con poco, perché poi il power generator Ok, devo riprende e uccide premere. lo scrubber. Aspetti, 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 che sto interagendo con il fusibile. Che probabilmente andava tolta la corrente, ma. Come sto andando? Scusi, male per Dio. No, ok, l'ho tolto. Beh. L'ho tolto, l'ho tolto. L'ho tolto e dove ne prendo. No, sono morto. Ok. Ok. Va bene. Beh.
Ok, facciamo un altro tentativo adesso, proviamo nuovamente la practice mode, ci siamo un pochino confrontati e vediamo se funziona. Adesso è tutto spento, no? 3, 4, ok, iniziamo. Houston, tutto ok. Benissimo. Ah, ma lei è quello nuovo. Sì, il mio primo giorno qui. Cioè, non ho fatto molto addestramento sulle capsule di salvataggio, quindi vedo che qua vicino a me c'è un manuale. Oddio, no, allarme, allarme, mi tengo. Mi tengo. Pronto all'impatto? Attenzione ad aggrapparsi vicino agli airlock che abbiamo. Oddio, è andato via l'audio. Nello spazio. La sento un po' male. Adesso è meglio. Ok, sì. Abbiamo avuto un impatto. Non Le pare. collisioni. Non mi pare. Ci siano danni. Non ci sono nemmeno spie che si accendono. Il generatore sembra ok. Vediamo. Air pressure stabilizer. Ok. Tutto ok. Tutto, funziona tutto qui. Un altro impatto di nuovo. Un altro. Però sembra funzionare tutto. Ci sono un po' di meteoriti. Di nuovo, questo è stato secco. Sì, c'è un allarme acceso adesso. C'è un allarme acceso. Lo disabilito e vediamo subito se c'è qualche sistema. Sì, c'è un sistema. La repair non funziona. Non è un sistema indispensabile, però. Beh, la repair station è indispensabile perché serve a riparare tutto il resto, bisogna controllare, tentare di capire quale sia il problema. Ok, apro il pannello ed è vuoto. Vabbè, no, questo è probabilmente. Ok, non l'ho mai usata. Cosa devo fare qui? Allora, controlliamo subito il manuale. Vada con calma, ingegnere. Sì, tanto abbiamo tanti altri escape pod, quindi qualcuno ce la farà. Ah no, scusi, questo no, Come? niente, niente, c'è stata un'interferenza. Ah, ok. Allora, la repair. Allora, le controllo intanto i livelli sono ok, la respirabilità è buona, la temperatura interna. Allora, guardi, sul manuale. Non ci sono informazioni particolari. Probabilmente ci può essere un fusibile, qualcosa che causa il malfunzionamento della repair station. L'ho provata a riaccendere, ma non lo so. Onestamente, qui la dà online dallo schermo, però non si vede Ah, bene. ma potrebbe essere un problema di schermo in questo caso. Ah, ok, allora sto tranquillo. Perfetto. Sembra andare tutto bene. Quanto manca all'arrivo? La capsula calcola autonomamente. No, Non no. possiamo saperlo da remoto. Ah, ok. Purtroppo anche l'audio è disturbato, va e viene, quindi cerchiamo di comunicare. Allora, c'è un allarme che lampeggia. Mi autorizza a spegnerlo? No, perché dobbiamo capire come mai la lampeggia. Quindi bisogna provare a controllare. Dovrebbero No, esserci altre pagine aspetta. sul Sì. display. Error list non mi dà nulla, quindi. Se mi autorizza lo spengo, lo silenzio. Però quello è un allarme legato a. Sono diversi allarmi. È il Quello non è un master, allarme. è quello giallo. Però c'è anche un master altrove, forse sul generatore in Sì, alto. c'è anche sul generatore, sì. Quindi potrebbe esserci un problema di questo tipo. Ah, sì, c'è un errore. Damn bat. Batteria danneggiata, ipotizzo? Sì, assolutamente sì. E allora. Apro il generatore? Attenzione, aprire il generatore perché potrebbe esserci un problema all'interno della batteria. Procedo. Sì. Ok, si sta aprendo.
dovrebbe uscire la batteria per Sì. proviamo la situazione, proviamo eventualmente a spegnere e riaccendere. Abbiamo preso un altro colpo. Non ci sono eroi, fortunatamente. Allora, spegnere e Allora, riaccendere. controllare il display della batteria, esatto. Mi dovrebbe Ok, dare una bad fuse. bad fuse. Allora cerchiamo il fusibile danneggiato, lo ripariamo solo e potrebbe essere uno di quelli. Mannaggia, però, qual è l'aspetto di un fusibile? È un piccolo cilindretto metallico. C'è l'high capacity fuse che mi sembra. Lo Potrebbe essere lui, infatti, potrebbe essere. prendo. Sì. Ok. Oh, mamma mia. Forse era meglio spegnere prima il sistema, ma. Sì, sta andando via anche la luce. Mannaggia, mi Sì, sto sì, prendendo sì. di quelle scosse che. Ok, l'ho preso. Cosa Il faccio? Lo problema è metto che nel. bisognerebbe metterlo dentro la Reaper Station. Ok, allora apri, butta dentro, chiudi. Press Esatto, chiudi, attiva la Reaper Station. Che non va niente perché abbiamo tolto il fusibile. Solo che abbiamo tolto il fusibile, esatto. Dobbiamo togliere un altro fusibile da qualche altra parte? Solo che quello abbiamo tolto l'AI, quindi credo che ce ne sia. Perché i nostri progettisti erano a corto di fondi e quindi direi che Che? potremmo cercare un altro fusibile di quel tipo. Provi ad aprire più o meno qualsiasi Sì, beh. componente. Oppure proviamo a riattivarlo temporaneamente. Se poi rimettiamo dentro al generatore, proviamo a ottenere un po' di corrente che potrebbe essere sufficiente a Co permetterci cosa, di cosa devo iniziare fare? ancora. Proviamo a rimettere il fusibile al suo posto, anche se danneggiato. Potrebbe funzionare per un po', Ok. permettendoci Ok. di fare Ok, altro. l'ho rimesso a posto. Dovrebbe esserci un tasto per accendere. Ok, On vado. off, se non funziona una volta, provare più volte. Benissimo, ok. Si è acceso, si è acceso. Bene. Dovrebbe. La gravità non funziona più. Infatti è Vabbè, la offline. gravità non è un grosso problema. Dai. No. Vabbè, dai. Dai, ci siamo confrontati ancora e adesso ripartiamo nuovamente e riproviamoci ancora. Facciamo ancora una volta. Gioco curioso, mi ricorda molto anche Nauticrawl come gioco. Ovviamente lì è un po' diverso, però qua siamo nello spazio. Allora, Houston, tutto a posto, tutto procede bene. Spero. Buongiorno. Buongiorno, buongiorno. Mi inquietano un po' quei precedenti, recenti incidenti. Può assicurarmi in proposito? Non abbiamo avuto alcun incidente. Avevo No, letto. è la malinformazione, sai, Ah, ok. cose, i concorrenti, eccetera. Mi dice. Possibile collisione. Oddio. Che è successo? Sento qualcosa. Vediamo se ci sono degli eroi a schermo. No, 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 non ci sono. Oddio, no, c'è qualcosa qua al generatore. Vediamo. Bad fuse. Bad fuse. Allora, provi ad aprire il Ok, generatore. lo apro in questo momento. Speriamo. Esatto, spenga il generatore. Ma Però spegnendolo perderemo tutta la potenza. io temo che il problema non sia in questo. Ah, no, ok, no. Là. Qua il gestore della temperatura? Ah, ecco, perfetto. Allora richiuda il Sì. generatore globale, che sennò è pericoloso perché ci Sì. sono le radiazioni. Ah, Sa, ok. signora mia, spenga il Spengo. danneggiato. Ok, lo spengo. Bene, adesso sostituisca il fusibile. Allora, dov'è il fusibile? Una Eccolo qua. scatoletta, esatto. Eccolo qua, Provi a lo. toglierlo, provi eventualmente a rimetterlo. Ah, lo rimetto così? Ecco Proviamo, sì, perché in alcuni casi i fusibili scattano da soli. Provi a riaccendere. confortante la cosa. Comunque, vediamo se Ma funziona. per No, massima sicurezza i fusibili. bad fuse e damn butt.
Beh, ma quello magari una mentre che riparte. No, no, è già partito. Mi dà. Ok, Perfetto. Allora provi a spegnere di nuovo il tolgo il. sistema, provi a spegnere C'è la stazione di la riparazione? ReTextStation. Vediamo se. Esattamente. Vediamo. Ok, E avvio, poi eh. avvii. Presto repair, ma va no. Solo che probabilmente richiede dei componenti che abbiamo, a meno che non ci siano dei contenitori da qualche parte che Ma lei non possano è il avere. tecnico. Sì, però non sappiamo mai che cosa le compagnie decidono di mettere dentro le nostre capsule. Provi a cercare nei vari scomparsi che ci sono, magari vicino alla ReTextStation e simili, per vedere se ci sono dei componenti. Ci Non ci dovrebbero sono. essere degli scomparti sulla destra della ReTextStation. No, sulla destra mi dice, sì, ci sono degli scomparti, ok, Magari però queste dentro sono le no, luci, però no, le luci di emergenza, no, sono altri scompartimenti, ma non c'è niente, sotto forse niente. non è che dobbiamo distruggere qualcosa? Il problema è che scegliere che cosa distruggere. Sopra la ReTextStation c'è qualcosa che si può aprire? No. No, 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 no. Le luci principali, no. Allora, facciamo così, prendiamo Sì? componente tipo le luci e proviamo a metterlo a quello. Il Tanto le luci fusibile sono delle luci di ferme. emergenza? Ma sì, tanto insomma sappiamo che siamo in emergenza, non si lamenterà nessuno. Ok, lo spengo, tolgo il fusibile. Perfetto, perfetto, andiamo a mettere. Lo inseriamo. E poi c'è un altro errore che dice batteria. E attenzione che Mannaggia. quel componente crea aria. La batteria ci pensiamo dopo, accende il sistema. Accendiamo. Ok, mi dà solo batteria danneggiata. Scusi, Ok, signor tecnico, ma se togliessimo la batteria dalle luci e le mettessimo. va benissimo, proviamo, proviamo. Allora, aspetti che non riesco a. Inizio a perdere un po' il senso dell'orientamento. Lasci acceso il sistema, che così nel mentre va a rimettere. L'ho tolto, ma mannaggia, devo smontare la batteria da qui. La butto qui. Prendo Sì, esatto. l'altra. Ok, abbiamo subito un'altra botta. Ok, niente. Niente, metto la batteria, no, accendo, chiudo il portello, vediamo se è tutto a posto. No, Bene. ok, funziona, funziona, funziona. Benissimo, spenga pure il master. Ok, prendo questi componenti qui, magari lo faccio demolire. Allora, scusi. Volendo, se si riesce, sì. Vediamo. Magari ci possono essere anche dei componenti per terra che sono caduti con le botte Il o manuale. volte capi. Manuale, per esempio, potrebbe essere usato, ma non so quanti componenti si riesca a Ok, buttare dal niente, manuale. niente, smonto. Bene, bene, No, non funziona. bene. Sì, forse ha funzionato. In realtà il sistema è estremamente efficiente. No, non funziona. Dismount. Ma non funziona. Però il contatore delle parti. Ok, sì, infatti, infatti. Allora, vediamo un attimo se riesco a ripararlo adesso sto fusibile. No. No, abbiamo qualcosa che non funziona. Abbiamo qualcosa che non va perché. Cerchiamo L'ossigeno, il l'ossigeno, l'ossigeno. Sì, non funziona più niente. L'ossigeno sta scendendo. Quindi dobbiamo andare a capire. Vediamo un attimo. Error list, qua niente. Dov'è che genera l'ossigeno? generatori d'ossigeno dovrebbero essere dentro, forse un scomparti. Ok, vediamo qua. Ok, Uno scomparto con due bottiglioni. come? Uno scomparto con due bottiglioni. Uno È scomparto con questo. due. È questo. Esatto. No, la CO2 battle e l'oxygen.
Bene, controlliamo all'interno di che risulta in modo strano. Proviamo eventualmente a spegnere, accendere, proviamo a controllare se. Spengo e riaccendo. Non vedo dei. Classico. No. Attenzione che quando si spegne non è detto. No, non la sento, è andato via la Quindi si. voce. E beh, la corrente. Attenzione che non è detto. Allora, il problema quindi abbiamo detto che è l'ossigeno. Siamo sicuri che il problema sia È l'ossigeno? la respirabilità dell'aria. L'azoto alle stelle. La CO2 sta salendo e l'ossigeno è stabile sul 10%. Il componente sopra è ancora in errore, probabilmente. No, quello che abbiamo aperto prima no. Sì. Allora, problemi di solo che se i sistemi non danno si muove. No, morto. Morto sempre per lo stesso motivo, troppa CO2 e non abbastanza ossigeno. Perché tutti i sistemi portano a fare questo problema. Il problema è quello, è che tutti i sistemi alla fine ti portano a crearti un dislivello in atmosfera. Non è facile, il titolo va il gioco. No, pare difficilissimo perché non si riesce a capire effettivamente il problema, non si riesce a intuire, perché. Diversamente dal primo tentativo in cui i codici comparivano ogni tanto, cioè c'era qualche codice che ci indicava nella posizione, cioè ci indicava la posizione in cui andare a guardare, ma in questo caso. Beh, allora, facciamo una cosa. In conclusione, facciamo un hardcore mod in cui facciamo vedere effettivamente il gioco come sa essere cattivo. Perché sarà la modalità principale questa. Poi, vabbè, l'abbiamo fatto così per divertimento, insomma, non abbiamo mai pensato neanche per un minuto di poter vincere, né di poter sopravvivere. Però io ho un record di 5 minuti in questa modalità, vediamo quanto reggiamo qua. Intanto diamo un'occhiata in giro, se trovo qualcosa, il life support o il generatore di ossigeno. Ah, prendo Ecco, il portellone. bisogna identificare esattamente dove sono le. Quindi quello è importantissimo. Ok. Perché, per esempio, il generatore d'ossigeno prima non. Purtroppo abbiamo problemi di audio perché ogni tanto poi salta totalmente. Allora, io mi tengo che ci sono un po' di collisioni, eh? Mi dicono. Controllare poi se ci sono componenti per terra o qualcosa del genere che possono essere Cioè, smantellati. guarda, adesso è già partito, sono già partiti due sistemi. Okay, che non sappiamo quali sono. No, c'erano scritti prima, ma bisogna un pochino indagare. Allora, uno potrebbe essere quello di. Ah no, il generatore. Apro il generatore perché c'è un caution sul generatore. Allora, vediamo cosa dice il monitor del generatore. Bad buzz. Bad buzz è un Problema? problema al buzzer, che è soltanto il cicalino, quindi in teoria questo non dovrebbe essere un problema grave. Ok, niente, via. Sì, che è quello che si può staccare. Ok, allora Sì. lo disattivo. Ok, abbiamo preso un'altra botta. E c'è anche qua adesso acceso qualcosa qui sulla Repair Station. Credo sia partita pure quella, perché infatti non si vede più nulla al display. E diamo un'occhiata qui. No, non ci sono errori sul display principale, però la Repair è andata. E l'altra invece è sì, infatti, eccoli qua. 1 e 2. Errori che Bad Master Alarm. Ok, il bad master alarm si può ignorare, Si può scattato il ignorare? master alarm senza un motivo. Ok, il Carbon Dioxide Scrubber invece ha degli errori che non si riescono a leggere, anzi, escono bad e si compare e scompare il problema, quindi posso I smontare. livelli di CO2 come sono? I livelli.
CO2 è bassa l'1, sotto l'1. L'aria è ancora buona. Ok, no, qua non c'è niente che... Cioè, non lo so, possiamo... Oh, mi dai errore anche sull'oxygen, vediamo. Vediamo. Empty bottle, low pump, Allora, oxyprod, siamo empty fregati. bottle praticamente indica che bisogna svuotare le bottiglie che si riempiono di CO2 Ok, per qualche motivo. che è questa? Esatto. Ma la svuoto dove? Esco fuori. Non ho idea, sinceramente. Ma scusi, lei Però non non è sembra un piena. tecnico. Non sembra No, no, piena in neanche a realtà. me sembra piena. Non vorrei fosse vuota quella Sì, l'ossigeno dell'ossigeno. sarebbe un altro problema. Sì, cioè sarebbe. Sì, è vuota quella Cioè. dello... No, l'ossigeno è piena. Vediamo un L'ossigeno è po' qua. piena, quindi lì dentro sembra. Cioè, abbiamo errori su ogni pannello. Bad master alarm, ma chi se ne frega? Bad master alarm non è un problema. Quelli Oddio. che non si riescono Sì, siamo già in a aria irrespirabile, quindi capire. Siamo già in area irrespirabile. sì, è già rossa. E c'è anche la luce rossa che lampeggia qui adesso. Too low oxy, sono accorto. Era quello che dicevamo. Il problema è che pagina 29 del manuale. Presto, 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 Ah, le presto. batterie quando sono scariche si mettono qua, ok. Ah. Sì, ma ormai abbiamo altri problemi. Posso smontare anche il monitor? Bottle is empty, mi dice per empty bottle. System not function anymore. Ma bottle is empty, grazie. Ah, perché si riferisce. No, purtroppo non riesco a... Cioè, non c'è un posto dove riempire l'ossigeno. No. Purtroppo i nostri tecnici No, me ne sono accorto, non me ne sono non hanno accorto. previsto un posto per riempire l'ossigeno. Del resto, disastri sono sempre accaduti vicino ai pianeti. Vabbè, intanto io mi sa che la sto per salutare perché è andato l'oxygen generator, è proprio... Ma non si preoccupi, c'è stata una piccola percentuale. È proprio spento, è proprio spento. Proviamo a riaccenderlo. Sì, l'ho riacceso, vediamo, adesso me lo dà operativo, ok. Però adesso me lo dà spento di nuovo, no, sì, no, no. Si spegne. Si Si spegne. riesce a guardare temporaneamente cosa. Farsi Proprio... altri messaggi nel poco che resta acceso. Fuse to low power. Tutto praticamente. Tutto. Beh, dai, in compenso me ne andrò sapendo di aver battuto il mio record. Direi che è il momento di aprire il portellone. È sicuro? Arrivederci, vado a prendere l'ossigeno fuori e torno. Arrivederci. Non ce l'ho fatta. Vabbè, allora, non lo so, è da studiare, perché comunque il manuale io l'ho visto, ma l'ho letto per lo più a Sancaster e sembra parecchio complesso. Allora, in realtà il problema del manuale è che non aiuta a capire come intervenire, quindi bisogna, secondo me, bisogna prima farsi un po' di esperienza in modalità easy sandbox per capire che cosa fa cosa, perché il manuale è utile soltanto a capire qual è il sistema che dà errore e qual è la possibile causa dell'errore. Sì. Poi io sono appassionato di queste cose, spie, errori a display, quindi come idea questo gioco mi piace molto. Sarà da vedere perché adesso stiamo parlando una settimana prima dell'uscita ufficiale dell'Early Access, quindi come cambierà anche dopo. Non so dirvi ancora il prezzo, però potrei ipotizzare un 15 euro, non lo so, vedremo.
È simpatica come idea comunque, come un po' come Nautical, solo che Nautical non era così, diciamo, devastante, lasciava anche un attimino per pensare. Però devo dire che non mi sembra male, per quanto siamo stati abbastanza scarsi oggi. E vedremo, magari introdurranno qualche sistema di classifica online in cui bisogna resistere il più possibile, ma rischia di diventare magari un po' monotono sul lungo periodo, quindi spero aggiungano molte più variabili. Al momento ci sono, come dicevo, quattro eventi catastrofici che possono capitare oltre a tutti i guasti, e quindi resteremo un pochino in attesa. Vedremo, intanto voi fatemi sapere nei commenti sotto che cosa ne pensate. Io ringrazio ancora Ossian Caster per il essersi prestato come tecnico da Houston. Inutile, però sì. Ma lo sapevamo, nel senso che Ah, grazie. no, ma, no, no, nel senso che il fatto di chiedere a qualcuno di esterno rendeva il video comunque un po' più divertente, il gioco un po' più divertente, ma lo sapevamo benissimo che comunque sa Assolutamente sì. sarebbe finita così, perché è un gioco in cui bisogna morire, un po' come Dark Souls. E quindi niente, ringrazio ancora Sancaster, ciao a tutti e alla prossima, ciao ciao! Ciao ciao.